piazza contro la decisione dell'amministrazione comunale di adottare una soluzione pubblico-privata per la gestione dell'asilo nido che il prossimo anno aprirà negli spazi dell'ex caserma della Polstrada a Roiano. A promuovere il presidio in concomitanza con l'inizio del Consiglio Comunale sono state le organizzazioni sindacali della funzione pubblica CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL che paventano un effetto domino su altre scuole e intendono promuovere una raccolta di firme sul tema. Nelle intenzioni della Giunta sarebbe quello di appaltarlo per metà a cooperativa privata e per l'altra metà tenerlo ad uso pubblico. Questo per avere un risparmio economico di circa 300.000 euro, che su un ente che ha circa 27 milioni di avanzo economico, come certificato dall'assessore al bilancio, sono bruscolini. Una bozza di delibera che noi non esitiamo a definire vergognosa. Cioè, dice che vuole esternalizzare, a cominciare dal nido di Roiano, e tra le motivazioni mette che i dipendenti diretti, le dipendenti in questo caso per esempio in maternità, devono essere sostituite, e questo per loro rappresenta un problema. Per noi credo che insomma sia appunto una cosa vergognosa. Chiederemo con una raccolta firma nei prossimi giorni cosa pensa la cittadinanza di questo fatto. Io vi chiedo, per cortesia, aderite e firmate questa petizione. Abbiamo la nostra professionalità da difendere, ci sono precari che lavorano da anni ormai, quindi o saniamo prima il tutto o non si andrà avanti.